vincere il trofeo di migliore portiere della manifestazione, ma dobbiamo dire che se l'è giocata con Eradu. Attenzione Bonazzoli, il pallone in rete, Inter subito in vantaggio dopo 1 minuto e 7 secondi. Ha approfittato dell'errore in fase difensiva da parte di Rossi, che ha regalato tutta di Federico Bonazzoli contro Janut Pop. E poi rivedremo ancora il contrasto tra Appia e Marchizza, la battuta vincente di Federico Bonazzoli, che firma il suo quarto gol in questa 67esima edizione del torneo di Viareggio. La sfida tra Pescara e Genk, quindi in caso di passaggio dell'Inter e del Genk potrebbe esserci un replay di un match del girone. Abbiamo visto una partita piacevole nel girone di qualificazione. Bonazzoli, rete dell'Inter, ma che regalo da parte di Bagatini, retropassaggio sbagliato, ne ha approfittato. Il primo tiro dalla bandierina, battuto corto, pallone in mezzo, il colpo di testa ad allontanare della difesa perugina, poi ancora posizione regolare di Bonazzoli che scarta il portiere, Bonazzoli, e l'Inter va in vantaggio al terzo tentativo, riesce a fare centro, Federico Bonazzoli, e dentro Rocca, che va a fare il terzino sinistro, eccolo, proprio Rocca. Viene tornato a sinistra da qualche variazione tattica, ancora Glucuri che però è a destra, poi Bonazzoli vince un rimpallo, Bonazzoli, doppietta personale, davvero impressionante la cattiveria con la base solida, c'era già, e poi il lavoro Stefano Vecchi per... attenzione a Bonazzoli, però il pallone dentro e poi il tentativo ancora, Bonazzoli la chiama e ci arriva finalmente la tripletta di Bonazzoli. Il quarto gol. Il pallone recuperato da Ventre, dentro per Bonazzoli, posizione regolare, Bonazzoli, salta il portiere, Bonazzoli! E sono 4. 7-0, sempre lui. Federico Bonazzoli. Marco, che è uno specialista dei calci piazzati. Pronto a partire col mancino, grande assemblamento all'interno dell'area di rigore, parte Di Marco sul secondo palo, la presa non è perfetta e l'Inter passa subito in vantaggio con uno degli uomini più attesi, neanche dirlo, vale a dire Federico Bonazzoli. Importante, palla che viene giocata adesso da JJ, bellissima la palla per Obi, si muove bene, cross al centro, attenzione D'Ambrosio che arriva, Bonazzoli, la piazza! E il poker trova la firma al minuto 42 di Federico Bonazzoli, gli regala la gioia del gol, poteva segnare D'Ambrosio, perché i gol sono arrivati su un inserimento, su un calcio di rigore, no sì, su un corner con un tap-in di Icardi, eccolo qua il cross al centro, Bonazzoli, attenzione, carica a sinistro il gol, palla imprendibile, il sinistro non sbaglia, Federico Bonazzoli al minuto 10. Pallone. Proietti Gaffi, dal rinvio, abbiamo nella parte finale di questo primo tempo, Capello, si gira bene, Camarà entra in area, il tocco dentro, rete, accorcia le distanze l'Inter, Bonazzoli si fa trovare all'appuntamento, Sciacca, Paramatti, Palazzi, Dabò, il lancio a cercare Camarà, scivola, attenzione, Camarà è solo, Camarà, il pallone dentro e Bonazzoli porta in vantaggio l'Inter al primo tocco in area di rigore. Palazzi, pallone giocato ancora da Paramatti a cercare Camarà, che prova a tenerla in campo con una magia, ci riesce, bravo Gaston che la mette giù, ancora Camarà per Bonazzoli, attenzione Bonazzoli, la palla che spiove, Bonazzoli e il gol di Bonazzoli, 2-0 Inter, tutti in piedi.
al Giacinto la sfida. Bonazzoli, il sinistro di Bonazzoli è il 3-2, il 3-2, poco più di, poco meno anzi di un quarto d'ora alla fine del... azione regolare. Calcio d'angolo per l'Inter che è andata davvero vicinissima al gol del vantaggio, ci prova ancora con Puskas, l'errore di Minelli e poi la rete di Federico Bonazzoli, Inter 2, Brescia 1, punito. Contro Soriano, possibilità di pareggiare per l'Italia, calcio di rigore, va Di Marco sinistro, para Soriano, rete Bonazzoli 1-1. Di Marco abbia sbagliato, lui è sempre molto freddo. Chiamga regala la sfera a Baldini in mezzo per Palazzi, rischia sulla pressione di De Paoli, il lancio lungo è ottimo per Bonazzoli, non c'è fuori gioco, Bonazzoli è tu per tu col portiere, non sbaglia e l'Inter trova il gol del vantaggio al 21esimo minuto con il gol di primo ammonito dunque per il Chievo Posarelli, ma adesso Bonazzoli ha la possibilità di andare a trovare il gol del pareggio. Parte Bonazzoli col mancino, palla all'angolino, Chievo 2, Inter 2, 20 minuti da giocare, saranno 20 minuti assolutamente più del tombolato ancora sulla zona. Di Marco dalla bandierina, va con il mancino tagliato sul primo palo, la gira Bonazzoli, alla fine arriva il tap-in di Yao, ma la rete è di Federico Bonazzoli.